come ci dimentichiamo. Adesso. E io non ho F5? Ah, ma c'è anche il tasto. Ah, perfetto. Ragazzi, vi lascio un attimo. Allora, vi lascio, lascio ancora la parola al vostro collega che vi presenta una ricerca che stanno facendo all'università e che magari può essere interessante. Ok, dedichiamo i primi minuti e poi cominciamo con la lezione. Buongiorno a tutti, io sono Nicola Meda, sono uno studente di medicina e con il professor Visioli del Dipartimento di Medicina Molecolare e Caterina Novara del Dipartimento di Psicologia Generale sto lavorando a questo progetto che mira a migliorare la salute mentale tra di noi, tra gli studenti universitari. È uno studio sulle abitudini alimentari che abbiamo e su come si distribuiscono e quanto sono presenti i sintomi ansiosi, depressivi, ossessivo-compulsivi e di disturbo alimentare tra gli studenti, tra di noi. Lo studio è uno studio longitudinale prospettico, che vuol dire che ha più rilevazioni, una indipendentemente dall'altra, ogni sei mesi, ed è completamente online, quindi tutti questi analisi diagnostici e non sono stati posti su una piattaforma sicura che si chiama RETA, già utilizzata per diversi studi clinici e al massimo mi richiede all'incirca una mezz'oretta. L'accesso alla piattaforma autonomo con un link che poi vi distribuirò in cartaceo. E io sono qui oggi perché questo qualsiasi tipo di ricerca che si fa sull'uomo ha bisogno di volontari. E credo che la partecipazione a questo tipo di progetto sia di aiuto non soltanto nel momento in cui voi abbiate delle problematiche di questo tipo da affrontare, ma anche per qualsiasi altro vostro compagno o amico che conoscete che può ritrovarsi durante il percorso universitario ad affrontare questi tipi di problemi, possono essere più o meno gravi. E è necessario chiaramente la collaborazione della maggior parte degli studenti possibili, in modo da poter dire ai servizi di assistenza psicologica dell'università e non solo, qual è la distribuzione e quali tipi di sintomi noi studenti possiamo avere durante il nostro percorso, in maniera tale da potenziare il servizio e quindi darci anche la migliore offerta terapeutica possibile. Venendo alla parte più noiosa sulla protezione dei vostri dati, chiaramente la piattaforma l'abbiamo scelta perché è già stata molto utilizzata e quindi è sicura, non ci sono infiltrazioni da parte di parti terze o cose di questo tipo, ma solo l'amministratore che è esterno allo studio e chi poi scaricherà i dati potrà accedere alla piattaforma. L'unico vostro identificativo possibile è l'indirizzo mail che fornirete per le eventuali rilevazioni successive, che però viene ricodificato in maniera tale che nessuno possa ricollegare i vostri risultati all'indirizzo mail nel momento in cui vengono analizzati i dati o esportati. Quindi, appunto, per proteggere l'anonimato, la raccolta di dati è in modalità confidenziale, il che significa che, sebbene ci sia l'anonimato, il comitato etico ci ha posto delle condizioni nel momento in cui qualcuno purtroppo manifesti una volontà di suicidio, perché il comitato etico ci ha chiesto di poter contattare questa persona in qualche maniera, in maniera tale da capire le ragioni e poterlo indirizzare a chi di competenza, appunto per evitare il peggio. Quindi di per sé c'è un anonimato, nel caso in cui ci sia questa volontà solo lo psicologo clinico, che è una persona a parte, potrà accedere il link tra mail e ricodifica senza sapere tuttavia i risultati, sapendo soltanto che c'è stata questa segnalazione appunto per questo tipo di manifestazione. Nel caso in cui non vogliate partecipare o abbiate bisogno subito, ci sono due modi per chiedere aiuto. Il primo, nel caso in cui siate fuori sede, è quello di rivolgervi a SAP,
quindi servizio di aiuto psicologico, che è un servizio dell'università gratuito per tutti gli studenti. Potete inviare una mail o telefonare per avere un primo appuntamento. In genere richiede 2-3 settimane di attesa, appunto perché c'è molta richiesta. Oppure per chi è pendolare o chi non è fuori sede, quindi torna per esempio al weekend, potete contattare il vostro medico di famiglia che può indirizzarvi allo specialista migliore per voi. Detto questo, io adesso posso distribuirvi il numero in cartaceo e vi ringrazio per questo supporto che volete dare. Sono, devo basta solo più consigliare, giusto? Sì, sono complici, poi alla fine se ne sono rimasti in accordo. Grazie. Alle 14:25, sempre che io continuo, quindi sono tra le tue mani. Sì, quindi è tutto a posto. Buon lavoro, ciao. Ok ragazzi, bene, allora iniziamo. Vediamo se riesco. Eccolo qua, allora. Riassunto delle puntate precedenti. Cosa abbiamo fatto? Siamo arrivati a costruirci uno strumento tecnico, si chiama Rango, una matrice che ci permette di capire, confrontando
fondamentalmente morando con un altro su un sistema mettono una mente soluzione. Adesso vi ricordo velocemente su tre esempi come funziona questa cosa qui. Ok, quindi ci ricordiamo a partire semplicemente da tre esempi per cercare di ricostruirci quello che è l'obiettivo di oggi, e cioè essere in grado di, prima cosa, guardando un sistema, capire come è fatto la sua soluzione, seconda cosa, risolvere un sistema lineare. Esercizio che è presente nell'esame. Ma vedrete, non c'è niente di difficile perché mettiamo assieme semplicemente tutte le cose che abbiamo costruito fino adesso. Vi ricordo che per quanto riguarda algebra lineare, così chiediamo anche l'esame, ci sono vari esercizi, ma due li abbiamo già visti. Il primo è il calcolo di un determinante di una matrice, ok? Che abbiamo visto la volta scorsa, e il secondo è il calcolo di un rango di una matrice, e anche quello l'abbiamo visto la volta scorsa. Oggi, naturalmente, calcolerò il rango di una matrice, quindi faremo ancora degli esercizi esattamente su questo argomento. Allora, iniziamo. Allora, la prima cosa fondamentale che dobbiamo fare è essere in grado di ricostruire questo sistema lineare come inizialmente una combinazione lineare di vettori. Ricordate, non guardiamo più il sistema per righe, ma lo guardiamo per colonne. Se la seconda cosa che dobbiamo fare è saperlo scrivere in forma matriciale, utilizzando la matrice. Sì, matriciale e non matriciana, mi raccomando. Perché qua ho già sentito cose che voi umani non potete immaginare. E non è neanche il momento di mangiare. Quindi, silenzio. 1-0-0. Ci siamo? Chiaro, ragazzi? Allora, non considero la prima parte cosa significa. Quali sono i punti che soddisfano contemporaneamente tutte le equazioni? Tradotto nel secondo modo. In quale modo posso scegliere una combinazione lineare di questi vettori in modo da ottenere il vettore dei termini noti? Terza tipologia, che è quella che ci serve. Dove il prodotto matrice per vettore è definito esattamente utilizzando la parte precedente. Esiste un vettore che moltiplicato per questa matrice mi dà questo vettore? Tutte, ok, esiste un vettore su x2 e x3 che, tale che il prodotto della matrice con il vettore mi dia il vettore dei termini noti? Vedete, sto ripetendo sempre il solito problema trasformato in tre modi diversi. Quando è possibile, vi ricordo, quello che facciamo è calcoliamo il rango di questa matrice e il rango. Allora, diamo dei nomi che altrimenti poi comincio a spallare. Allora, in un sistema lineare come questo, AX uguale a B, la matrice A viene chiamata matrice incompleta. Ok? Mentre la matrice A, B, vedete, è la matrice in cui ho aggiunto alla fine il vettore dei termini noti, B, viene chiamata matrice, fantasia, completa. Incompleta perché gli manca un vettore, è completa perché abbiamo tutti i dati del problema. Ok? Allora, vi cerco di ricordare velocemente, ma senza scrivervi niente, qual era il ragionamento che avevamo sotto. Allora, cos'è che è il rango? Il rango mi dà la dimensione del sottospazio vettoriale generato dalle colonne che ci sono dentro la matrice. Cos'è che faccio io? Calcolo il rango della matrice incompleta di questa e quindi trovo la dimensione del sottospazio vettoriale generato dalle colonne di A. Adesso aggiungo il vettore B e quindi passo dalla matrice incompleta alla matrice completa e di nuovo calcolo il rango. Cosa mi dà? La dimensione del sottospazio vettoriale generato dalle colonne A, a cui ho aggiunto anche B. Allora, se i ranghi sono uguali, vuol dire che B in realtà non porta informazioni aggiuntive. Potevo ottenerlo dalle colonne precedenti. Il sistema mette sul piano. Chiaro? Il ragionamento, se mi avete seguito bene la volta scorsa, il ragionamento è semplice. Quindi adesso,
calcolo il rango della matrice incompleta. Vi ricordo RK di, ok, rango 1 meno 1, 1. Zero, uno, uno. Uno, zero, meno uno. Allora, rango. Cosa significa rango? Dimensione del sottospazio vettoriale generato dalle colonne della matrice. Quando io ho una matrice di questo tipo, 3x3, il rango quanto potrà essere? Zero. 1, 2 o 3. Ok? In generale, ragazzi, adesso, se io ho una matrice n righe per m colonne, un matricione enorme, grande così, qual è che è il rango? Il rango è un numero che abita dove? Questo è un po' difficile. Allora, guardate. Sicuramente tra 0... Ok, come al solito. E abbiamo detto rango 0 se solo se è tutta fatta di zeri. Quindi quello è facilissimo. Adesso qui pensate di avere colonne. Ok, allora scrivo il primo il numero di righe, le altre colonne. Quindi C1, C2, queste sono le colonne, CM. Allora, guardate un attimo. Qual è la dimensione del sottospazio vettoriale generato da queste colonne massima? Cos'è che viene da dire? M, ok? Massimo mi viene da dire M. Tuttavia, cosa succede? Queste colonne dov'è che abitano? Abitano in Rn, giusto? Sono dei vettori di Rn. E quindi potrebbe essere che N sia più piccolo di M. E quindi M è esagerato. In generale, il rango è tra 0 e il più piccolo, tra il numero di righe e il numero di colonne. Perché? Perché il primo, che sia più piccolo di M, voi, ascoltatemi, provo a ridirmi le due ragioni come le avete capite, questo è facile. Allora, aspetta che non si vede, oltretutto, era per quello che rumoreggiavate. Là è in centro. Allora, attenti, perché M? Perché più piccolo tra N e M? Vediamo, sicuramente deve essere più piccolo di M. Perché? Perché ho M colonne e quindi non posso andare più in là degli M vettori che ho. Tuttavia, cosa succede? Che questi vettori appartengono ad Rn, ok? Quindi può essere che M, ho messo, pensate, questo è 3 e questo è 4. Ho 4 colonne di R3, ma R3 è il massimo di dimensione 3. Quindi questo N qui è un limite superiore per lo spazio a cui appartengono le colonne. Adesso ve l'ho detto bene, se mi avete seguito. Ci siete? Poi lo rivediamo. Ma in generale ricordatevi che questa è importante e vale sempre. Il rango è il più piccolo tra, quindi in questo caso, tra 0 e 3. Sicuramente non è 0, perché c'è... E sicuramente è almeno 1, perché c'è un 1 diverso da 0. Quindi di solito arrivate sempre a scrivere questa. Se uno proprio non è deficiente, arriva qui, perché dice un 1 c'è, non è tutto a zeri. E quindi il rango della matrice è tra 1 e 3. 1, 2, 3. Quando è 1? Quando? C'è un determinante di una matrice 1 per 1 che è a 0, un sottodeterminante che ha trovato, e quando tutti i sottodeterminanti, tutti i determinanti delle sottomatrici 2 per 2 contenute lì dentro sono uguali a 0. Io provo a controllare, vedo subito che un determinante di quelle lì è diverso da 0, del 2 per 2, vedete? Dimmi. Sicuro. Brava, ditemelo che se vi faccio del male, se no poi mi arresta. Meglio così? Meglio così? Sentite lo stesso? Allora,
ho subito visto una matrice 2x2 che ha determinante diverso da 0, che è questa. Vedete? Determinante di questa è meno 1. Quindi ci siamo. Sicuramente il rango non è questo, ma è tra 2 e 3. Ragazzi, ci siete? Adesso, quando è 2 e quando è 3? Angelo, quando è 2 e quando è 3? Bravissimo. Allora, e 3 se esiste una sottomatrice 3x3 con determinante diverso da 0. E invece è 2 se tutte le sottomatrici 3x3 sono tenute lì dentro, la determinante uguale a 0. Ma quante 3x3 ci sono lì dentro? Lei. Quindi, se il determinante è uguale a 0, il rango è 2. Se il determinante è uguale a qualsiasi numero diverso da 0, il rango è. Chiaro per tutti, ragazzi, mi avete seguito? Torna, ragazzi, siete sicurati che questo qua l'avete capito una volta, poi vi rimane. Vi torna? Posto? Allora, calcoliamo il determinante. Guardate, sviluppo rispetto alla prima colonna. I segni sono più meno più, e quindi ho uguale al determinante di 1, 1, 0, meno 1, più il determinante di meno 1, 1, 1, 1. E cioè, qui ho meno 1 più, e qui abbiamo meno 1, meno 1, meno 1, e cioè meno 3. Tutti sono d'accordo? Giusti i conti, controllatemeli. Non li vedete là in fondo? Eccoli là. Controllatemi i conti. Concludiamo. Vediamo. Il rango della matrice. Come si chiama? Bravissimo. Il rango della matrice incompleta è 3. Eccolo là. Quindi, adesso occhio al ragionamento che non ho più voglia di fare conti. Guardate. Allora, sempre RK di A è minore o uguale di RK di AB. Tutti d'accordo? Perché? Perché il rango è la dimensione del sottospazio vettoriale generato dalle colonne della matrice. E gli ho aggiunto una colonna. Adesso, questo è 3. E questo è minore di cosa? No! Chi è che mi ha detto 4? No, Angelo, okay, perché è errore normale. Perché no 4? Attento. Guarda che. Che matrice è la AB? Bravissimo! Che matrice è la AB? AB è una matrice righe 3, colonne 4. Vedete? Vedete che è una 3 righe per 4 colonne. Quindi il rango è tra 3 e 3. Ma se deve stare tra 3 e 3, una grande fantasia, diremo che il rango è rangola completa 3, rangola incompleta 3, il sistema. Pace per tutti? Gioventù, mi avete seguito? Pace, no. Allora, trasformiamo il sistema in matrice.
Siete ragazzi? Allora, rango della completa, rango dell'incompleta, rango della completa, discutiamo l'esistenza in soluzioni. RK di 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, meno 1, 0. Sta tra, guardatelo, sta tra gli estremi, 0 e 3, e 0 e 1? Sì, è meno 1 e 2. Lo vedete che si vede, che vi salta all'occhio, che questa matrice qua è determinante diverso da 0, basta prenderne una qualsiasi, non tutte, attenti, non tutte le 2 per 2 lì dentro, sì, tutte le 2 per 2 lì dentro hanno determinante diverso da 0, ma potrebbe esserci anche qualcuno con determinante uguale a 0. Il teorema dice, basta che ce ne sia una con determinante diverso da 0, gli altri non ne frega niente. Quindi, sta tra 2 e 3. Quando è 2 e quando è 3? È 2 quando il determinante di tutta la matrice è uguale a 0 e 3 è quando il determinante di tutta la matrice è diverso da 0. Facciamo, ragazzi. Quindi, determinante di 1, 0, 1, 1, 1, 1, meno 2, 2, 0. Questa volta sviluppo rispetto all'ultima riga, così vi ricordo un po' i vari passaggi. Più, meno, e l'altro non lo scrivo neanche. Quindi uguale al determinante di 1, 1, 1, meno 1, meno due volte il determinante di 1, 1, 1, 0, meno 1. Fate giusti i conti? Mi controllate, per favore? Più, meno. Allora, cancello questa e mi viene 1, 1, 1, meno 1. Grazie che mi avete aiutato. 2, 1, 1, 0, meno 1. Vi voglio bene proprio. Allora, meno 1, meno 1, meno 2 per meno 1. Quindi, quindi 0. Concludete? Il rango di della matrice completa è 2. Andiamo a calcolare il rango della matrice completa. Quindi abbiamo appena detto che se questa la chiamiamo A, questo chiamiamo X, questo chiamiamo B, abbiamo appena dimostrato che RK di A è uguale a 2. Adesso calcoliamo RK di AB. Allora, RK di 1, 1, 1, 1, 0, 1, meno 1, meno 1, 0, 1, 1, meno 1, no, meno 1, 1, 2, 0, 1. 1, 2, 0, 1. Mi controllate almeno se ho scritto giusto? Sì? Quindi, attenti, questo animale qua, questo rango qui, dove abita? Tra? No, tra 0. Attenta, non ti conviene pensare così, perché hai già un limite forte dato da B, che metto 0. Perché? Quindi il rango di AB è sicuramente più grande del rango di A. E noi sappiamo già che il rango di A è 2. Da 2 a 3, bravissima, da 2 a 3. Non ti conviene, non vi conviene di nuovo ragionare dall'inizio, ragazzi? Perché voi, guardate, attenti, voi cos'è che potete dire? Sapete già che, vedete, questa è quella di prima. Ok? Quindi sapete già che è 2. Il ragionamento che avete fatto su questa continua, adesso avete aggiunto una colonna aggiunta in più, quindi poco male. Tra 2 e 3. Quando è 2 o quando è 3? C'è qualcuno che mi dice che calcola il determinante della matrice completa? C'è qualcuno che mi dice che vuole calcolare il determinante della matrice completa? C'è qualcuno che me lo dice? Che lo meno subito? Soprattutto se è piccolo, se non è bello. Perché non si può calcolare il determinante
della matrice completa. Che mi ha detto? Perché non è quadrata. Determinante possiamo farlo solo di matrici quadrate, mi raccomando, ok? Quindi, qui adesso, quello che noi andiamo a fare è calcoliamo il determinante di quante sottomatrici 3x3 contenute da dentro? Come una? Ce ne sono, 150, no, non sono 150, ma guarda, bravo, questa l'abbiamo già calcolata, ma dobbiamo calcolare questa, questa e questa, non ce n'è una sola. Chiaro ragazzi? Sottomatrici qua ce ne sono 1, 2, 3, 4. Infatti, in una matrice 3x4, per ottenere una 3x3, devo cancellare una colonna. In quanti modi diversi posso cancellare la colonna? In 4 modi diversi. Uno, come ha detto il vostro collega, questa l'abbiamo già calcolata, e sicuramente fa 0. Ecco, tanta pazienza e andiamo a calcolarci gli altri. Allora, cancello questa. 1, 0, 1. 1, 2. 1, 1, 2. 1, meno 1, 1. Allora, andiamo. Qui questa rispetto a questa. E facciamo uguale a determinante di 1, meno 1, 2, 1. Più il determinante di 1, 1, 1, meno 1. Ci siete? Quindi 1, meno 2, meno 1, meno 1. E cioè meno 3, diverso da 0. Fate giusto i conti? Come no? Sbagliati? Giusti i conti? Allora, 1 meno meno 2, sì, bravo, 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 grazie mille. Gentilissimi, troppo veloce, avete ragione. E quindi 1 diverso da 0. Torna adesso? Bravi, bravi, ho sbagliato io. E cioè, 1, qui abbiamo meno 1 con il segno meno, quindi più 2, bravissimi. Meno 1, meno 1, bravi, bravi, bravi. Ragazzi, ritorna? Concludiamo? Determinante della matrice completa è 3, determinante della matrice incompleta è 2, o il sistema non avete soluzione. Ci siete? Ragazzi, mi avete seguito? Dimmi. Perché i rango sono diversi. Se il rango è diverso, ci sarà una mezza soluzione. Dimmi poco. Dimmi poco. Dimmi. No, no, dimmi. Ci sei, ti tocca. Rango della completa, rango dell'incompleta sono diversi. Ti torna quella ragazza. Dimmi tutto. Ma basta che una soltanto. Bravissimo, bravissimo, bravo, bravo, ottima domanda. Basta che una sola sia diversa. Certo, ne basta una. Come prima, cos'è che abbiamo detto? Cos'è che abbiamo detto? Il rango di una matrice è K, è 3, se esiste una sottomatrice da 3 con determinante diverso da 0. Le altre, quindi quelle 4x4, hanno tutte, ma ne basta una. Ok, quindi sì, hai perfettamente ragione, dovevo dirlo. Basta che ne mettiamo una e ci ha finito. Vai, dimmi. Una, vedi, abbiamo detto ce ne sono 4 sottomatrici. Sì. A è determinante zero, perché il sistema non ammette soluzione, perché sapevamo che l'altra matrice aveva rango uguale a 2. Prova a dirtelo. Allora, visto che il rango della matrice incompleta è 2, dobbiamo controllare il rango della matrice completa. Il rango della matrice completa è 3. Okay. Se esiste una sottomatrice 3x3 con determinante diverso da 0, ne abbiamo trovato una che ha determinante diverso da 0, siamo a posto. La matrice rango 3, completa, incompleta rango 2, sistema non avete soluzione. Qualche altra domanda?
in fondo, a posto? Dimmi. Bravissima. Se io non lo trovavo sulla vostra collega, dici giustamente, se questo mi veniva zero, dovevo cominciare a cancellare l'altra colonna, certo. Ok, qui abbiamo avuto un colpo di fortuna, abbiamo beccato al primo colpo, ok? Ma avrei dovuto controllare anche tutte le altre. Ottima domanda. Di là, ragazze, intorno, ditemi. Sicure? Allora, adesso, sfruttando questi due esempi qui, andiamo a capire come sono fatte le soluzioni. E cioè, cerchiamo di capire a partire da mango, ok, come sono fatte le soluzioni. E devo farvi un teorema che è un po' incasinato, ok? Niente di difficile, ma la notazione a volte fa un po' prendere paura, niente di che. Allora, abbiamo il sistema originale, AX uguale a B, e dall'altra parte abbiamo quello che si chiama sistema omogeneo associato AX uguale a vettore nullo. Attenti, attenti. Allora, noi vogliamo risolvere questo e vi introduco quello che chiamiamo sistema omogeneo associato. Qual è la differenza? Vedete, qui ho B, qui ho 0, qui ho vettore nullo. Adesso, quello che io voglio dimostrarvi è che c'è una stretta correlazione tra le soluzioni del sistema originale e le soluzioni del sistema omogeneo associato. Per l'esattezza, quindi ve lo dico a parole, poi lo scriviamo, poi lo dimostriamo, c'è tutto. Allora, per l'esattezza, la soluzione del sistema originale è composta da una soluzione particolare e a cui sommiamo tutte le soluzioni dell'omogeneo associato. Quindi, se voglio pensare, ripeto, attenti, vedi che è delicato ragionamento logico. Allora, una soluzione del sistema originale è fatta da una soluzione sua particolare più tutte le soluzioni dell'omogeneo associato. Tutte. Quindi, se voglio pensare che il sistema metta un'unica soluzione, cos'è che dovrà succedere? Che il sistema omogeneo associato abbia un'unica soluzione. Ok? In qualche modo, quante sono le soluzioni non lo decide lui, non lo decide questo. Adesso ve lo dimostro. Allora, è facile, ragazzi, è facile, ma non prendete paura. E questo è un esempio. Perché faccio questa dimostrazione? Non perché voglio che la sappiate, ma perché vedete come verrà utilizzato in futuro il calcolo matriciale, e cioè come invece di scrivere la matrice tutta per disteso, utilizzando le informazioni su matrici e vettori, riusciamo a scrivere dimostrazioni lavorando direttamente sul calcolo con le matrici, che è una cosa importante. Lo utilizzerete tanto in microeconomia, soprattutto chi fa microeconomia avanzata, ok? Perché le varie sensibilità delle soluzioni si ottengono sempre a partire da una matrice. Allora, sia RK di A uguale RK di AB. Cos'è che ho appena scritto? Cos'è che ho appena scritto? Il sistema ammette soluzioni, giusto? Vedete? Questo è un modo matematico per scrivere il sistema ammette soluzioni. Allora, la soluzione la chiamiamo Y, sia Y una soluzione di AX uguale a B. Cosa vuol dire? Vuol dire che AY sarà uguale a
ci vuole una fantasia enorme qua. B. Ok? Cioè, se lui è una soluzione, se questa è una soluzione di questo, vuol dire che quando prendo Y e lo sbatto dentro al posto di X, mi viene uguale a B. Bene. Adesso, voglio fare una correlazione, una relazione, voglio dimostrarvi una relazione tra le soluzioni di questo e le soluzioni di questo. E cioè, sia, adesso parto da, sapete che vi aiuto con i colori, allora parto da una soluzione di questo, qui, e mi trovo una soluzione dall'altra parte, ok? Quindi con il nero prendo una soluzione dell'originale e vi mostro che per ogni soluzione dell'originale c'è una soluzione dell'omogeneo associato. E poi torno indietro, da ogni soluzione dell'omogeneo associato mi trovo la soluzione originale. E quindi ho dimostrato che sono tante quante. Sia, come la chiamiamo? W, un'altra soluzione di AX uguale a B. Quindi A di W uguale a B. Attenti ragazzi, questa Y qui è quella che teniamo fisso nel nostro ragionamento. Prova a ripartire da lì in maniera che mi sto perdendo. Allora, so che il rango della matrice incompleta è uguale al rango della matrice completa, quindi esiste solo almeno una soluzione. Ho chiamato Y una particolare. Nostro Signore Gesù Cristo mi ha dato la soluzione Y, me l'ha regalata. Dico, questa è la soluzione del sistema. Ok? Adesso voglio dimostrarvi che se prendo una qualsiasi altra soluzione di doppio, ok, a questa corrisponde dall'altra parte una soluzione dell'omogeneo associato. Guardate, infatti, chiamo chiamiamo V uguale a W meno Y. Chiaro che è un altro vettore, W meno Y? Quanto fa A di V? A di V è A di W meno Y, proprietà distributiva del prodotto matrice vettore, che deriva dalla proprietà distributiva del prodotto, della distributiva del prodotto rispetto alla somma. Quanto fa il primo? Quanto fa il primo qua? B, il secondo. B meno B. Cos'è che abbiamo appena dimostrato? Che, vedete, per ogni W, soluzione del sistema originale, posso costruire dall'altra parte un vettore V che è soluzione del sistema omogeneo associato. Adesso torniamo indietro. E cioè, prendiamo una soluzione del sistema omogeneo associato e la spariamo dall'altra parte. Questo voglio mettervi tutto sulla stessa slide, quindi diventerà piccolina per casa, ma almeno ce l'avete tutta quanta. Adesso cambio colore. Non ho più colori. Il giallo, si vede il giallo? Per carità di Dio. Devo farlo col blu. Va bene col blu. Vado da qua a qua. Allora, adesso, cos'è che devo fare? Prima cos'è che ho detto? Sia W un'altra soluzione di questo. Invece adesso dico sia WYZ una soluzione di AX uguale a 0. Cos'è che, vettore nullo? Cos'è che ho fatto? Ho preso una soluzione del sistema omogeneo associato. E adesso voglio farvi vedere che a partire da questa soluzione riesco a costruirvi una soluzione del sistema originale. Chiamiamo ZK, K uguale a Y più
Z. Adesso cosa dovrò fare secondo voi? Calcolare quanto vale AK, che è A di Y più Z, che è uguale proprietà distributiva del prodotto di una matrice rispetto a un vettore. Il primo quanto fa? B l'ho sentito. Il secondo fa? Secondo fa 0, vettore nullo. Perché? Perché Z è una soluzione di AX uguale a vettore nullo. Morale della favola, questo fa? Ho trovato una soluzione del sistema originale. Quindi, le soluzioni del sistema originale sono tante quante le soluzioni del sistema omogeneo associato. Nel momento in cui so che ci sono soluzioni, se voglio contarle, invece di contare le soluzioni del sistema originale, posso contare le soluzioni del sistema omogeneo associato. E tra un po' vedrete che è molto più conveniente. Vi torna? Guarda, ci sta quasi tutto. Dai, in fondo, lo vedete lo stesso? No? Finite di copiare, allora, veloci. Ragazzi, dubbi? Allora, non mi serve, ragazzi, non mi serve la dimostrazione, ok? Ma mi serve che rimanga in testa l'idea. La soluzione di un sistema, quando c'è, è un vettore più tutta la soluzione dell'omogeneo associato. Perché questo è importantissimo. Posso andare avanti? Allora, adesso, dimmi tutto. Dimostrando che AV è uguale a 0, abbiamo dimostrato, vedi, guarda, attento, abbiamo preso un vettore W. Aspetta che te lo faccio più grande perché sennò non si vede mica bene. Abbiamo preso un vettore W che è la soluzione del sistema originale e abbiamo costruito, vedi, abbiamo preso W, l'abbiamo messo qui e abbiamo costruito una soluzione del sistema omogeneo associato. Quindi abbiamo detto, ogni volta che trovo una soluzione del sistema originale diversa da Y, trovo una soluzione del sistema omogeneo associato. Ma vale anche viceversa. E cioè, ogni volta che trovo una soluzione del sistema omogeneo associato, riesco a trovare la soluzione del sistema originale. Ma allora vuol dire che sono tante quante? Tante sono le soluzioni del sistema originale, quando abbiamo, siamo sotto l'ipotesi che ci sia una soluzione, quante sono le soluzioni dell'omogeneo associato? Adesso vediamo perché succede questa cosa qui. Ok? E lo vediamo con un esempio. Per l'esattezza, lo vediamo con il seguente esempio. Adesso facciamo... facciamo una, un esercizio, ok? E vediamo come in pratica si possono risolvere sistemi lineari. Allora, sistema lineare, andiamo, lo facciamo subito. Rango della completa e rango dell'incompleta, ok? Adesso, in questo esempio qui, vedrete l'importanza di quello che vi ho dimostrato prima, che sembra sia una cosa, una cosa strana da matematici, ok? In questo esempio qui si capisce, secondo me, l'importanza di quello che avevo visto prima, del collegamento tra sistema omogeneo associato e sistema originale. Quindi statemi attenti e ascoltatemi. Guardate, intanto, adesso siamo espertissimi. E sappiamo immediatamente che
dobbiamo calcolare il rango della completa e il rango dell'incompleta. Per l'esattezza, il rango della incompleta, vediamo ad occhio che è almeno 2, ok? Perché lo vedo ad occhio che è meno 2? Boh, non so. Io ogni volta che c'è uno 0, mi provo a fare il determinante della matrice che ha quello 0 lì vicino, vedete? Questa qua sotto, questa. Vedete che tutte quelle che hanno quello 0 lì è diverso, hanno un determinante diverso da 0. Quindi 2 o 3? 2 o 3? Questo è un lapsus. Quando è 2? Quando, dillo bene, il determinante, in questo caso della matrice incompleta, è uguale a 0. Quando è 3? Quando il determinante della matrice incompleta, in questo caso è una quadrata, quindi posso proprio parlare del determinante, è diverso da 0. Quindi facciamoci il determinante di questa schifezza. Qui vedo una bellissima colonna che è questa, riga che è questa, e quindi qui abbiamo più, meno, quindi devo stare attento ai segni, e quindi meno il determinante di meno 1, meno 1, meno 1, meno 1, meno 1, 1, meno 2 per determinante di 1, meno 1, 2, meno 1. Allora, vediamo se ho fatto giusto i conti. Allora, questo 1 qui, segno meno però, quindi va messo così e così, ho meno 1, meno 1, meno 1, 1, perfetto. Il 2 allora è qui, cancello questa e questa, ci metto meno 2 perché è una posizione dispari, 1, meno 1, 2, meno 1. Quindi, meno, qui abbiamo meno 1, meno 1, giusto? Meno 2 che moltiplica meno 1 più 2. Giovi tu? Grazie che mi aiutate tantissimo. Giusto? Quindi meno 2 più 2, giusto? No, aspetta qualcosa qua. Sì, dai. Chiedo un momento, perdono. Non è incartato. Sono 7.000 segni che sono cambiati. Ritorno, ragazzi. No, dimmi perché ti hai spesso. Guarda, ferma, quanto casino anch'io. Parlami qua. Parlami. Meno 1. Meno 2. Meno 2 fa più 2. Questo è meno 2, ma qua è più 1. E quindi meno 2 più 2 meno 2 è 0. Dimmi tutto. Non è meno 1? No, allora, aspetta, fermala. Meno 1 per meno 1 fa meno 1. Ok, e quindi meno 1? Dell'altro è meno più e meno del fatto che è la seconda diagonale, no? Diagonale principale con il segno più, diagonale secondaria con il segno meno. Ci siete, ragazzi? Fermatevi. No, vi ho perso. Fermi. E sapete perché? È colpa mia. È colpa mia perché ho scritto da culo qua. Guardate, colpa mia. Là. Guardate. Giù tu. Ascoltatemi adesso, guardate un attimo. Chi si è perso mi guarda. Guardate. Diagonale principale con il segno più. E quindi ho meno 1 per 1 che fa meno 1. Diagonale secondaria con il segno meno però. Ok, quindi è meno 1 per meno 1 che fa più 1, ma con il meno davanti mi diventa meno. Chiarito per tutti adesso?
Sento ancora più zio. O vi state annoiando o non avete capito. Torna. Ragazzi, posto tutti, posso andare avanti? Cosa abbiamo appena dimostrato? Bravissima, bravissima, che il rango di A è 2, il rango della matrice incompleta è 2. Adesso facciamo il rango della matrice completa. Meno un giorno. Dai, aiutatemi. Ragazzi, lo so che vi state confrontando tra voi. Lo so che, però adesso passiamo un po' il volume e aiutatemi. Rango, dove abita? Perché ho messo due? Perché ho messo due là? Perché so già che il rango della matrice incompleta è 2. Quindi è, quanto può essere quel rango lì? 2 oppure 3. Allora, vediamo un attimo. Il determinante di quella lì, di quella che ottengo cancellando l'ultima colonna, l'ho già fatto. Tutti d'accordo? Non lo rifaccio, è 0. Adesso, determinante di, adesso cancello questa colonna. 1, 1, 2. Meno 1. La terza colonna. Siete ragazzi? Allora, andiamo con questa qui. Più, meno, più, meno. E quindi ho meno uguale a meno il determinante di meno 1, 1, meno 1, 0, più il determinante di 1, meno 1, 2, meno 1. E, ma vedi che c'è segno meno però. Vedi che questo qua è meno 1, no? Quindi è meno... meno 1 e quindi fa più. Ci siete? Mi hai seguito? No, guarda, vedi che sarebbe il segno meno davanti. Però vedi che io devo moltiplicarlo per il pezzettino che ci sta qui. E quindi è meno meno 1 più 1. Quindi meno e qui abbiamo 0 meno 1 più 1. Qui abbiamo meno 1 più 2. Picchiatevi quando volete. Ci siete? Cancelliamo questa colonna. Adesso più sento brusio, più accelero. Vediamo se così. Ah, ta-da! Ultima. Via. Più, meno, più, meno. Vediamo se diminuisce il brusio. Allora. 2. Però devo scrivere bene, perché sennò non vale. Meno 1, 1, 2, meno 1, meno 1 che moltiplica il determinante di 1, 1, 1, meno 1. Ragazzi, dimmi tutto, dimmi. Abbiamo detto prima parte, ce l'ha detto la tua collega di Bionda. Il maglione bianco, c'è detto, mi fatto la domanda prima, mi ha detto, prof, ma devo veramente fare tutte le sentature?
Allora, mi ricordavo che era lì, ma no. Ha detto, ma prof, ma devo farle tutte le tre, certo devo farle tutte le tre. Perché devo fare tutte le tre? Perché noi sappiamo che il rango è 3, se esiste almeno una sottomatrice da tre con determinanti diversi da 3. Cosa succede questo? E questo vuol dire che se ne proviamo una con determinante uguale a 0, devo comprare anche le altre, ok? E quindi vuol dire che il rango è 2 se tutte le 3 per 3 hanno determinato uguale a 0. Mi hai seguito? Ragazzi, poi qua dietro, siete accorti? Mi avete seguito? Quanto fa il determinante qua? Bravissimi, 0. Allora, 2 per meno 2 più 2 meno 2. Aspetta, meno, sì, meno 2. Inizio ad essere cotto, fermi lì. Meno più 1, meno 1, meno 1, meno 1. Ragazzi, non è mica facilissimo fare i conti con questo brusio qua speciale sotto questo fondo, eh. Va bene, ragazzi? Abbiamo finito? No? Ci manca che... Dobbiamo farle tutte! Ok. È un mondo triste, lo sapete, ve l'ho detto sempre, non voi non mi credete, ma andiamo. Più meno più e quindi meno. E cioè 0 1 meno 1 meno 2, e cioè meno 1 più 1, e cioè 0. Allora, tutte le sottomatrici 3 per 3 hanno determinante uguale a 0, quindi il rango della matrice complessa è 2 e meno 3. Quindi è 2, quindi il sistema mette soluzione, perché non ce ne frega niente che sia 3, l'importante è che sia uguale al rango della matrice incompleta. Quindi questo è minore o uguale di 3, ma abbiamo appena dimostrato che RK di AB è 2 e quindi non può essere 3. Ci siamo? Adesso, nel momento in cui siamo in questa situazione, vogliamo capire come si fanno a trovare le soluzioni. E cosa faccio? Guardate, vi faccio vedere come si fanno a trovare le soluzioni prima dell'omogeneo associato, poi del sistema originale. È importante fare il passaggio, poi vedrete, vi arrangiate le parti come volete voi, okay? Ma almeno didatticamente una volta vi faccio vedere come si possa calcolare la soluzione prima dell'omogeneo associato, poi del sistema originale, così ci troviamo il legame che c'è tra le soluzioni. Allora, x1
Allora, buoni, ascoltatemi. Allora, partiamo dal sistema. Cos'è questo sistema? Omogeneo associato, non originale, perché ho cancellato, ma si utilizza dall'altra parte. Allora, parto da un'equazione, quella che voglio io. Io parto dalla seconda equazione. E la porto al primo posto. Dalla prima equazione mi ricavo x1. x1 uguale meno 2x3. Questa adesso la congelo. Zac. E in tutte le altre equazioni, cioè sulla prima e sulla terza, al posto di x1 metto meno 2x3. Quindi scriverò meno 2x3 meno x2 meno x3 uguale a 0 e sotto scriverò meno 4x3 meno x2 più x3 uguale a 0. Tutti mi hanno seguito? Ho spostato questa in alto, ho ricavato x1, l'ho congelata, adesso non la tocco più e vado avanti con la mia discussione. Adesso mi faccio due punti e ottengo. Questa non la guardo neanche più, la scrivo così senza niente in mezzo. E qui mi viene, allora, meno x2 meno 3x3 uguale a 0. E sotto mi viene meno x2 meno 3x3 uguale a 0. Allora, la prima la congeliamo. Adesso congeliamo la seconda e scriviamo x2 uguale a, guarda che potevo ricavare l'equazione che volevo io, cioè io ho ricavato x1, ma perché mi conveniva potevo ricavare anche x2, che non è importante ricavare prima x1, dopo x2, dopo x3, basta ricavare una variabile e sostituirla in tutte le altre. Dimmi viene x2 uguale a meno 3x3, la congelo e la sostituisco in tutte le altre, e cioè nell'ultima sotto, dove mi viene più 3x3 meno 3x3 uguale a 0. E cioè 0 uguale a 0. X2 uguale a meno 3x3. X1 uguale a meno 2x3. Mi avete seguito? Perfetto. Allora, guardate. Cos'è che abbiamo ottenuto? Abbiamo ottenuto che ogni volta che mettiamo un rettangolino, quella lì viene chiamata variabile fissa. Ok? Perché? Perché il suo valore dipende dalle altre variabili. Ok? Quindi x1 è una variabile fissa, x2 è una variabile fissa, x3 è una variabile libera. Variabile, variabile, va bene? Ok? Una variabile libera. E cioè, x3 la possiamo scegliere come vogliamo noi. Ad esempio, possiamo dire che x3 è uguale a t. Ma allora, tornando indietro, x2 è uguale a 3 meno 3t e x1 è uguale a meno 2t. Tutti mi hanno seguito? Ragazzi? Vedete? Dove t è un qualsiasi numero che abita in R. Ok, abbiamo appena dimostrato che il sistema lineare lì ammette quante soluzioni? Quante? Tante. Tante tipo? Infinite. Una per ogni valore della variabile t. Ok, quante equazioni, scusate, quante soluzioni avrà il sistema originale?
ne avrà infinite. Come saranno fatte queste soluzioni? Adesso è importante. Ascoltatemi. Come saranno fatte queste soluzioni? Allora, il sistema originale sarà fatto così. La soluzione del sistema originale sarà fatta così. Avrò una generica soluzione, sarà una soluzione particolare, quella che prima ho chiamato Y, più meno 3T, T. E quindi la soluzione del sistema originale, com'è che sarà fatta? Avrò una soluzione particolare che adesso non so, e non la ricordo più. Sì, grazie. Quindi, ragazzi, una soluzione particolare del sistema omogeneo, del sistema originale, più qualsiasi soluzione del sistema omogeneo associato. Abbiamo infinite soluzioni. Mi avete capito? È la soluzione particolare di prima. Adesso la troviamo, eh. Y qua, Angelo, è una soluzione particolare del sistema originale. Adesso la proviamo. Adesso andiamo a determinarla. Guardate che è importante, ragazzi, perché tra poco, tra 10 minuti, vi mostrerò che questa cosa qui la sapevamo già dall'inizio. Ok, la struttura la sapevamo, la conoscevamo già dall'inizio. Allora, permettetemi di ripartire da qui, x1 meno x2 meno x3. Uno. Guardate, adesso rifaccio i conti esattamente come prima, ok? Quindi isolo una variabile, la congelo, tutto dall'altra parte, vado avanti, fino a quando non arrivo alla fine. Quindi, questa volta isoliamo il ragionamento come prima, che sennò vi incasino. Anzi, no, faccio questo adesso. Cosa ho fatto? Cosa ho fatto per la prima? Cosa ho ritrovato? Per la prima ho trovato x1 e ho portato tutto dall'altra parte. Sottomettiamo quindi 1 più x2 più x3 più 2x3 uguale a meno 1, e qui abbiamo invece 2 più 2x2 più 2x3 meno x2 più x3 uguale a 0. E cioè la prima la riscrivo, la seconda ottengo x2 più 3x3 è uguale a 2, meno, un bel meno davanti, e qui otteniamo x2 più 3x3 uguale a meno 2. Se volete possiamo ricavarci x2, x2 è uguale a meno 2 meno 3x3, e sotto ci viene 0 uguale a 0.
Quindi, di nuovo, osservate che x3 la possiamo scegliere come variabile libera. X3 la chiamo t. Torno indietro. Cos'è che è x2? X2 è meno 2 meno 3t. E chi è x1? X1 è 1. Attenti, adesso devo fare meno 2 meno 3t più t. Tutti mi hanno seguito? Sono tornato indietro e ho sostituito i pezzi. Quindi x1, x2, x3 sono uguali a t, questo meno 2 meno 3t, e questo mi diventa meno 1 meno 2t. Questa è la soluzione del mio sistema. E come vedete è scritta esattamente come l'avevamo scritta prima. C'è una cosa importante, occhio, è scritta esattamente come l'avevamo scritta prima. Chi è che è il vettore asterisco? Chi è questo vettore qua? Chi è che c'è qui dentro? Guardatelo. Meno 1, meno 2, 0. Meno 1, meno 2, 0. Questa è la soluzione del nostro sistema. Adesso cerchiamo di entrare un po' più nei dettagli e cerchiamo di capire bene cosa ci porta queste informazioni, quali sono le informazioni importanti che abbiamo. Tutti mi hanno capito. Allora, questa tecnica qua per risolvere i sistemi lineari si chiama eliminazione di Gauss. Ok? Consiste nel prendere una variabile qualsiasi della primarietà e sostituirla in tutte le altre. Poi ne prendo un'altra qualsiasi in una riga, la metto lì, ricavo, ogni volta ricavo una variabile e sostituisco in tutte le altre. Alla fine arrivo a una struttura in cui ho delle variabili bloccate, okay, e delle variabili libere. Quelle che non hanno un valore, a quelle che non diamo valore, a quelle che non hanno valore, assegniamo un valore noi arbitrario. Ragazzi, adesso, però aiutatemi perché sennò non andiamo da nessuna parte e oggi dobbiamo arrivare fino in fondo, quindi senza pietà. Oltretutto adesso vi faccio una cosa che secondo me è importante, quindi chi vuole andare via, via subito per favore, e poi, no, perché sennò poi mi distrago, non è facilissimo gestire gente che va, gente che viene. Allora, perché volevo farti vedere come, Angelo mi chiede, ma perché mi ha fatto in realtà due volte lo stesso lavoro? Ok, sì. Allora, volevo farti vedere come in realtà le informazioni su questo numeretto qui, meno 1, meno 2 e 0, le ho nel sistema originale. Ma le altre informazioni, quello sul T, le ho in realtà dal sistema omogeneo associato. È da lì che arrivano le informazioni. È per questo che ho cercato di farvele due volte. Ed è per questo che ho cercato di farvi vedere come la soluzione del sistema, in realtà io la trovo in due modi. La trovo aggiungendo ad una soluzione particolare la soluzione del sistema omogeneo associato. Questa è la cosa importante, che è quello che ho detto lì. Ok? E cioè, le soluzioni come sono fatte? Sono tante quante le soluzioni dell'omogeneo. Quindi è l'omogeneo che mi determina quante sono le soluzioni di un sistema. Ci sono una, ci sono infinite. Dimmi. Allora,
non ho, provo a ripetere la domanda adesso, adesso che sono tutti quanti via. Allora, provo a ripetere la tua domanda perché forse non l'ho capita. E cioè, la cosa importante di questo risultato, però ragazzi aiutatemi, la cosa importante di questo risultato è la seguente, che io riesco a capire come è fatta la soluzione del sistema senza calcolarla. Tra un attimo adesso ci arriviamo. In realtà, poi, per calcolare la soluzione del sistema, noi faremo così. Però se io lo facevo così immediatamente, vedi che, secondo me, non riuscivo a trasmettervi il fatto che questa parte qui, quella con il T, è la soluzione dell'omogeneo associato, che si appiccica a una soluzione del sistema originale. Guarda, no, perché qui c'è già tutto, vedi che c'è già tutto qui. Qui c'è tutto. Ma porto paziente 3 secondi. Allora, guardate un attimo, ragazzi. Sì, dimmi. Ho capito? No, come, cioè, sistema iniziale è il sistema originale, è il dato del problema. Allora, guardate. Allora, guardate un attimo il sistema omogeneo. Perché ha infinite soluzioni? Perché il sistema omogeneo ha infinite soluzioni? Guardate, guardate. Guardatelo un attimo con calma. Adesso provate a astrarre da quello che avete fatto fino adesso, guardate semplicemente quel sistema lì. Perché quel sistema dovrebbe avere infinite soluzioni? Io in realtà ho 3 equazioni e 3 incognite. No, no, guarda, no, no, solo lascia stare T in fondo. Guarda la prima e la parte alta. Ok, fregatene di questo, adesso fregatene, guarda questo. Io ho 3 equazioni e 3 incognite. No, perché? Perché non deve venirmi un'unica soluzione? Cioè, noi voi siete abituati, 2 equazioni, 2 incognite, rette che si intersecano con un punto. Perché quelle schifose lì, 3 equazioni con 3 incognite, devono avere infinite soluzioni? In realtà no. No. Pensati, se tu hai 2 rette, guarda. Adesso, x meno y uguale a 0, x più y uguale a 0, questa non è un'unica soluzione. Sono tutte e 2 uguali a 0. Guardate, c'è qualcosa di più profondo. No, no, no. Ha a che fare con il rango. Ha a che fare con il rango della matrice incompleta. Guardate le equazioni. Guardate le prime 2. Concentratevi sulle prime 2. E poi guardate la terza. Che sono? È la somma! Ma che roba! X1, X2. Lì non abbiamo 3 equazioni, si sono nascoste. Hanno fatto finta di essere 3. Però il nostro rango le aveva scoperte. Il rango non è solo rango, è importante, non è solo rango per righe, è anche per colonne. E anche rango per righe non vi dà solo il numero di colonne linearmente indipendenti. Mi dice anche quante sono le equazioni importanti da tenere presente. Lui vi aveva detto fin da subito. Guardate, lui vi aveva detto rango di A uguale a 2. Vi ha detto, guarda che lì non ci sono 3 equazioni. Ce ne sono solo 2 importanti. Un'altra è combinazione lineare delle equazioni precedenti. Caspita, ma questo aveva un significato? Allora vuol dire che qui una delle equazioni, guardate, infatti, una delle equazioni la buttiamo via, non ci serve. Ma questo ce lo dava il rango ci diceva già dall'inizio, guarda che quel sistema lì ammette infinite soluzioni. E le ammette infinite perché? E adesso guardate, quando un sistema come questo ammette, quindi sistema originale,
quando il sistema originale ammette un'unica soluzione, allora io dico, cacchio, passo l'omogeneo associato. L'omogeneo associato ha sempre la soluzione 0, 0, 0. Quando ne ho una sola? Quando il rango è 3. E allora la soluzione è 0, 0, 0. Mi avete seguito? Questo che abbiamo appena fatto e che domani riprenderemo in dettaglio si chiama teorema del rango o teorema di Rocher-Capelli. E che adesso vi annuncio. Allora, A x uguale a b. Prendiamo un qualsiasi sistema lineare. Adesso vediamo tutto assieme, ragazzi, e dovrebbe, spero, restarvi informazioni importanti. Allora, il sistema ammette soluzioni se e solo se il rango di A è uguale al rango di AB. E questo spero che vi sia rimasto, perché l'ho detto 70 volte oggi e ho fatto 15 esercizi riguardo. La cosa che vi ho detto meno bene oggi è la seguente. Se il sistema ammette soluzioni, allora queste sono quante? Infinito al rango di A al n meno rango di A. Allora, occhio che adesso cerchiamo di capire. Occhio che adesso cerchiamo di capire cosa vuol dire questa cosa. Attenti. Siamo tutti assieme. Vi prego però adesso. Lo so che siete stanchi. Ascoltatemi anche solo senza scrivere. Ok? Ma non chiacchierate perché sennò mi perdo. Allora, guardate un attimo. Siete convinti che, ho cercato di dirvelo in tanti modi, il numero di soluzioni è legato a quante sono le soluzioni del sistema omogeneo associato. Ok? Allora, attenti. In questo caso qui, quante sono le soluzioni del sistema omogeneo associato? Beh, guardate, abbiamo tante incognite, 3 le incognite, 2 il rango. Il rango mi rappresenta le informazioni indipendenti con cui posso calcolare le mie variabili. Quindi cosa succede? Qui si vede bene, vedete? Ho 2 equazioni, 3 incognite, ho le 2 equazioni che mi vanno a bloccare 2 incognite e mi rimane libera l'incognita. Lo vedete? Bloccata, bloccata, libera. Quindi il rango della matrice incompleta, il rango della matrice incompleta è quello che va a bloccare il numero di variabili, quelle che ci sono, quelle che sono disponibili. Qui quante variabili abbiamo? Vedete che ne abbiamo n qui. Ne abbiamo n. Quindi se io ho n variabili e rango di A equazioni indipendenti, avrò infinito alla un numero qui di variabili libere. E quindi anche il sistema originale avrà infinito alla 1, infinito alla 2, infinito alla 5 variabili libere. Guardatelo nel nostro caso. Nel nostro caso avevamo, adesso vi metto i numeretti, avevamo
3 per 3, 3 per 1, 3 per 1. Ok? Vi torna? Quant'era il rango di A e il rango di AB? Erano tutti e due uguali a 2. Quindi il sistema ammette quante soluzioni? 3 meno 2 infinito alla 1 soluzioni. Un'unica variabile libera. Domani facciamo ancora esercizi su questo, ok? Posso chiedervi se mi avete capito? Non mi hai capito niente. Guarda, mi hai guardato ora il mio capito di finita. Aspetta solo. Se non potrà mai essere, perché è raro, il minimo per uno dei miei numeri quadrati. Ciao domani. Dimmi. Siamo lì. Un cambio di differenza, quindi se sono gravi differenze, esattamente, però fai anche a computer, perché tutti ti abitui a scriverli, ok? Fai anche su Google, sì, tutti ti abitui a scriverli, se no ti abitui a scriverli, esattamente. Grazie. Però scusi, ma il grande dell'infinito è il numero di variabili libere. Bravissimo, okay. Bravissimo. E poi voglio sostenere la mia tesi del fatto che le operazioni di Gauss sono molto più semplici per trovare il rango. Allora, sono d'accordo con te, però... Cioè, per esempio, l'ultimo esercizio che ho fatto oggi, io mi sarei... Vabbè, magari anche no, perché era relativamente semplice, però per trovare i tre determinati...